Bah, per qualche motivo non fa vedere i minuti questo, comunque pare che stava registrando. Quindi niente, io non devo dimostrare niente a nessuno, l'ho detto, e basta che mi vede Dio, sto a posto. Quindi c'è un sudare fisico che io devo dimostrare, perché ovvio, quel pane che ricevo lo devo giustificare in qualche modo, no? Ok, quindi un sudare fisico che devo dare in cambio a quello che ricevo, e anche un sudare mentale, cioè devo far sudare anche i miei neuroni. Okay? E questo lo faccio con i video, che ovviamente, come ho detto, non mi aspetto che mi diano soldi, ovviamente. Io in questo sistema, fare video di quel tipo che faccio io, non ti puoi aspettare la gloria. Aspettare odio, ed è quello l'intento. Più sono odiato, più sono, se faccio incazzare la pecora, che è del mondo, ricordiamo, e più significa che ho fatto bene il mio lavoro. Ok, questi sono agli, ragazzi, questi sono agli. E poi volevo dirti, Masacco, l'ultima cosa. Tu mi hai chiesto cosa faresti tu al posto mio se avessi figli, eccetera, eccetera. Allora, io come minimo in questa situazione, mettiamo che avessi fatto figli, come minimo non li manderei più a scuola. Dovrei tirare fuori i coglioni per non mandarli più a scuola e di aspettarmi le conseguenze di quello che vuole farmi Cesare, senza problemi. Però avere le palle per salvare tuo figlio. Ma non so che età avranno i tuoi figli e in che situazione è la cosa, però ecco, sto dicendo cosa farei io. E poi magari con tutti i soldini che ho, chiuderei la pizzeria che hai lì e farei di tutto per staccarmi dalla città, comprare una cosa un po' più umana, tipo così, vieni, vieni qua, guarda, una casetta qua, certo, sarà un po' più dura, o così sembra, forse, però ecco, quando i mostri varranno e vorranno i tuoi figli, perché ovviamente il sistema li vuole morti, e tu li vuoi vivi, beh, ecco, fai questo, fai. Io questo avrei fatto. Ok, Masako? Questo avrei fatto io. Non lasciare i miei figli con la museruola a sentire come masturbarsi e come diventare del mondo. Questo farei io, Masako. Altrimenti è inutile che parli, veramente. Cosa ti aspetti? Che gli altri, insomma, ti dicano, dobbiamo incazzarci. A chi stai parlando? Anche tu li dovresti incazzare. Comincia, ci sono tante cose che puoi fare già. Non sto dicendo ovviamente che io sono perfetto, eh? Ovvio. Però ecco, ci sarebbero cose da fare. E bene, ragazzi, vediamo che. Meglio chiuderlo qua. Queste qua sono tutte pene, ragazzi. Tutte pene. E voi siete tutte pecore. Questo è l'orto. Questa terra non è mia. Questa è una pena. Però nelle situazioni in cui siamo si fa qualcosa, diciamo. Beh, il più qua l'ha fatto mio padre. Diciamo la verità. Io, diciamo, non voglio litigare più di tanto con lui, perché ogni volta che due maschi alfa, diciamo, si mettono insieme e vogliono comandare, meglio di no. E quindi io ho detto, ma non è il caso di litigare con mio padre. Facciamolo decidere tutto a lui, perché comunque è lui la testa della casa, quindi è giusto che comandi lui e lo lascio fare.
Lui mi dice: qua piantiamo questo, qua piantiamo quell'altro. Va benissimo. Fra poco tutta questa avventura sarà finita, ragazzi. Tutti questi zombie che stanno lì a perdere tempo così tanto con la dieta. Mentre questo cazzo di Titanic affonda. Stanno attenti alla dieta ancora. Che cazzo, riempi un po' la pancia. Qualità, non quantità. Cioè, dipende come gestisci quei anni, no? Perché se devi essere in salute fuori, ma poi vivere in una fogna, diciamo, di posto, insomma, io mi curerei più della parte spirituale. Ok, questo è quanto. Let me go ahead now. Anzi, finisce più. E questa cosa delle piante così, faccio così perché evito così che mio padre ci spruzzi qualcosa. Altrimenti, se io non togliessi queste erbacce, lui darebbe giù come fanno un'altra paga con la roba chimica. Ok, quindi il parassita, ragazzi, vi saluta. Ciao ciao. Ah, avevo coperto la telecamera. Volevo chiedere, possibilmente alla ragazza, perché questa ragazza purtroppo sto cercando di fare qualcosa con lei, purtroppo è del mondo, diciamo, e quindi più di tanto non si può fare. Anche se a me mi dispiace perché il fatto che lei si incazzi per dire quando le parlo di giustizia, di queste cose qua. E vedo subito il suo attaccarmi, per dire, è segno che comunque lei dentro di sé sente che c'è qualcosa che non va, diciamo. Quindi è buona questa persona, però purtroppo ancora non il suo, diciamo, la sua parte che è del mondo, non lo lascia staccarsi dal mondo, diciamo. E va bene così. Quindi stavo pensando, se c'è qualche ragazza, che a me mi piacciono le ragazze, c'è questo problema che ho, diciamo, sono un uomo, mi piacciono le ragazze, e si vuole così offrire per darmi una mano a narrare i miei video, cioè certe volte mi capita di dover fare un video e mi serve qualcuno che narri e non la mia voce. Diciamo, servirebbe una voce femminile. E se qualcuno si vuole offrire, si mettesse comoda qui nel lettino e la devo sondare tutto quanto. Lo scherzo. E vediamo se siete all'altezza, diciamo, di collaborare con Marcel Minga. Voglio una voce sensuale, molto sexy. Come la voce di questa persona che a me piace tanto, la sua voce, però purtroppo per lei io sono un mostro, diciamo, e frustrato anche, e dovrei scopare di più. Però che dire, insomma, forse dovrebbe dire questa cosa anche a Aldous Huxley, che ha fatto, perché sto facendo un video dove devo leggere un qualcosa che ha detto Aldous Huxley. Però mi piacerebbe se fosse una voce femminile, diciamo, che narra questa cosa. Sono due cose da leggere, una cosa semplice. Vediamo se qualcuna di voi vuole collaborare ed essere odiata dal mondo come Marcel Minga. Poverino, odiato dal mondo, ma chi te se in cula? Questo mi dice questa persona, ma attenti se in cula nessuno. Bellissimo. Bellissimo. Sei proprio un amore, sei. Dolcissima, sei. Non mi fai tenerezza proprio. Perché so che guarda i miei video. Fai tenerezza. E come ho detto, tu sei buona come persona, perché anche se sei del mondo, perché ti dà fastidio quando senti queste cose? E quindi significa che dentro di te, insomma, c'è qualcosa che altrimenti, cioè, è come se Bill Cooper diceva:
Ma perché vi incazzate? Gli scrivevano lettere, dicevano: oh, la smetti di chiamare pecora, 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 sheeple, chiamava lui, no? E lui diceva: ma si vede che tu sei una pecora, allora, altrimenti non ti incazzeresti. La stessa cosa con te, persona che sai con chi sto di chi sto parlando. E quando parlo di giustizia, di bene, di male, di quelle cose là, si vede che a te ti brucia perché senti che tua vita, diciamo, fino ad oggi non era proprio bellissima. Non che io sia un santo, ovviamente, assolutamente no, tutto il contrario. Però se fossi veramente un malato di mente, non ti darebbe nemmeno fastidio quando qualcuno ti accusa di qualche cosa, che poi tra l'altro io manco ti ho accusato, semplicemente ho fatto legge una cosa, però siccome a te sono successe delle cose e vai subito a pensare che magari perché in quell'articolo si parlava di come, insomma, l'ipersessualizzazione della pecora, degli schiavi. Siccome tu, diciamo, sei un po' del mondo, su quel lato lì, insomma, gli dai giù, sei molto più o meno prete di me, diciamo, e diciamo che ti dà fastidio perché sto toccando qualcosa di vero, no? È vero? Ok. Ah, stavo coprendo, quindi non stavate vedendo questo mitico momento mentre io stavo togliendo questa erbetta. Vi siete persi. Ecco, vado a stoppare con questo dito, che è l'unico pulito. Ciao.